Allora, il luogo dove lavoro, immagino intendo. Sì. Beh, comunque sia, io scherzosamente dico sempre che è il mio regno privato, cioè è un luogo mio in cui posso esprimermi liberamente e anche sia con quello che faccio, sia mettendo oggetti che mi piacciono, cose che mi piacciono, da condividere con poche persone scelte per volta. Quindi ecco, è un posto di condivisione privato dove potermi sentire me stesso. Il soprannome viene da un duplice motivo. Allora, io a scuola lavoravo tanto con gli inchiostri, quindi con la china, con l'inchiostro nero. E dopo ogni lezione di inchiostro ero sempre ridotto in condizioni indicibili perché la china sporca, specie quando impari a usare il pennello, eccetera. E quindi ero sempre lì a lavarmi dagli inchiostri e quindi lo sentivo come appartenente questo nome. Nel mentre è capitata una cosa, in università un mio insegnante, che era il professor Matucci di letteratura italiana, mi fece una battuta dopo un esame, mi disse: lo sa che lei che disegna che il suo nome potrebbe essere tradotto come un colore? Io gli dissi: no, come? E mi spiegò: guardi che in greco Andrea viene da Andros, che al nominativo è Aner. Però in un dialetto antico dicesi che fosse ner e quindi se lo decliniamo correttamente viene nero. E a me questa cosa mi è rimasta in mente, non so se mi prendeva in giro o se era una cosa vera, però mi è rimasta in mente e quindi l'ho usato, l'ho preso come nome d'arte, diciamo così, anche perché è più corto di Cavargini, rimane meglio e poi fuori Cavargini non lo sa nominare nessuno, quindi è sempre sbagliato l'accento. Il mestiere del disegnatore è un mestiere complesso perché si produce un bene di non primaria necessità e che quindi risente per primo dei momenti più di crisi ed è un mestiere che richiede molta dedizione, ossia si lavora tante ore al giorno per rispettare consegne spesso strette è difficile a volte far capire la mole di lavoro che c'è dietro a un prodotto. Un esempio pratico e veloce è un prodotto a fumetti, quindi tanto per intendersi Tex, Topolino, Dylan Dog, che sono quelli da noi più conosciuti, richiede almeno una settimana di lavoro per ognuna delle pagine, che in gergo si chiamano tavole, ad essere veloci. Il che vuol dire che un giorno si fanno le brutte copie, un giorno si fanno le matite pulite, un giorno si inchiostra e poi si è colorato, c'è cioè il tempo per i colori, e il che vuol dire che salvo non dover fare correzioni, perché poi ci sono sempre modifiche, correzioni e quant'altro, minimo sono 3 giorni fino anche 7 per ogni pagina, il che vuol dire che un giornaletto, come viene detto in gergo dai non addetti ai lavori, che si compra in edicola. È facile capire quanto tempo ci vuole perché basta fare il numero delle pagine per un minimo di 3 giorni e si rende conto di quanti giorni di lavoro ci sono dietro. Quindi ecco, è un lavoro che richiede dedizione, che richiede studio, che richiede impegno e fortuna. Fortuna perché non sempre la bravura corrisponde a un ingaggio. Molto spesso è importante essere nel posto giusto al momento giusto, per trovare un buon lavoro. Nel lavoro ci sono momenti frenetici per rispettare le consegne e per riuscire a finire i lavori in tempo e quindi se è frequente la necessità di dover fare nottata, quindi io personalmente inizio a lavorare la mattina presto e sto 10-12 ore filate alla scrivania, quindi ecco. In quei momenti il tempo per lavori personali è pochissimo, però tra un lavoro e l'altro ci sono dei momenti di calma piatta, io spero siano sempre meno, in cui puoi portare avanti i tuoi lavori. Io, ad esempio, nel tempo libero scrivo, disegno storie, faccio illustrazioni personali, però sono tutte cose subordinate al lavoro pagato, quindi ogni volta che entra una nuova commessa vanno accantonati e ripresi poi in seguito quando ci sarà tempo.
a dir la verità a tutte, cioè lavorandoci tanto, ogni volta che tu produci qualcosa ti si affezioni, però ho imparato a non legarmici troppo. Questo perché tu le devi vendere, quindi lo scopo principale e la speranza è che quelle illustrazioni piacciono a qualcuno che poi se le vuole mettere in casa, e quindi cerco di non legarmici troppo, e anche perché poi io mi critico tanto e quindi i lavori troppo vecchi non mi piacciono, miei, quindi vedo sempre gli errori, i difetti e cerco sempre di fare meglio se possibile, quindi ecco, lì per lì si provi affezione per il pezzo che hai appena fatto, poi dopo un po' te ne allontani. Allora, io lavoro a mano, disegnando completamente a mano, ma suddivido il processo creativo tra digitale e analogico, ossia io faccio prima dei bozzetti su carta finché non ottengo l'idea che mi piace, servono solo a me e spesso sono degli scarabocchi confusionari che sfido chiunque a capirci qualcosa. Una volta che ottengo l'idea, che ho fissato su carta l'idea che mi serve, passo in digitale, realizzo quindi con la tavoletta grafica il bozzetto, quindi sempre disegnando a mano ma con la tavoletta grafica sul computer il bozzetto definitivo del disegno, e il vantaggio grosso del digitale è che non spreco mille fogli e soprattutto mi permette con i livelli sovrapposti di fare delle varianti, soprattutto quando devo lavorare per un cliente, magari che ne so, disegno la stessa figura con due o tre versioni di gambe diverse o di braccia diverse o un taglio di capelli piuttosto che un altro, e poi faccio scegliere qual è la versione finita. Una volta quel bozzetto pronto, dove spesso lavoro con l'anatomia a nudo, nel senso che i vestiti li realizzo poi direttamente su carta, vado a stampare in scala 1:1, quindi la dimensione che avrà il foglio originale, mi metto al piano luminoso e con il piano luminoso la rimetto a pulito, quindi arrivo alla matita pulita, e in questo passaggio vado ad aggiungere tutti i dettagli, gli oggetti scenici, i fondali, le prospettive, i vestiti dei personaggi, i costumi e quant'altro. Una volta che ho finito la matita, se è richiesto, inchiostro, perché a volte faccio delle matite molto pulite con questo metodo, quindi già va bene la matita, però inchiostro. Per inchiostrare uso un pennello, uso il Winsor & Newton serie 7 numero 2 e la china Winsor & Newton, e in accoppiata con le Pitt Pen della Faber-Castell, che sono delle penne caricate a china con le punte semirigide che quindi mi permettono di modulare ugualmente il tratto. Quindi con questa tecnica mista inchiostro, e se poi devo colorare, il 90% delle volte scannerizzo di nuovo il lavoro, lo importo in digitale e lo coloro in digitale. Questo perché ho sempre lavorato in digitale nel corso degli anni, almeno per la maggioranza delle volte, avendo poi in passato da colorista, è il metodo che mi viene naturale, riesco a essere più efficace, e quindi niente, solitamente il metodo più usato è Photoshop, però ecco, in sostanza lo importo in digitale e applico però una tecnica pittorica, cioè passo da dei colori base molto scuri e vado a tirare su i toni tono su tono, schiarendolo un po' come si fa con l'acrilico. Il passaggio finale è che trasformo il livello del disegno in una maschera di livello e poi vado a colorare anche la linea in modo tale che la linea stessa diventi pittura, e questo è più o meno come arriva un'illustrazione.